Buonasera amici di Otto Channel ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Offside Benevento, il Benevento pareggia 0-0 con la Juve Stabia mancava quel punto alle Vespe di Pagliuca per assicurarsi la matematica promozione in Serie B punto che è arrivato un ottimo Benevento che ha creato eh, un paio di palle gol importanti nel primo tempo con in prota prima e per l'ingeri poi in entrambi i casi bravissimo Tiamma nella ripresa vicino al gol alle Vespe con Mignanelli alla fine Assalto giallo-rosso che però non ha portato eh, i frutti sperati. Benevento che voleva rimandare la festa della Juve Stabia e che voleva scavalcare nuovamente l'Avellino. Avellino che invece vincendo ieri eh, 4-0 contro la Turris, a torre del Greco in trasferta, ha agganciato il Benevento e eh, in virtù della eh, differenza reti, ma anche dello scontro diretto, attualmente è al secondo posto in eh, coabitazione con il Benevento. e Lunedì prossimo, Super Derby che noi seguiremo e vi daremo tutti i dettagli. Insieme. Settimana tra Avellino e Benevento, seguiremo chiaramente il post partita di questo derby eh, importante dal vigorito. La nostra Sonia Lantella per dare voce ai protagonisti, sia sponda giallo rossa che eh, sponda eh, giallo blu. E in eh, studio accanto a me lo faccio come sempre e lo faremo commentando questo derby in compagnia di Billy Nuzzoli, lo A cui do il ben trovato. Ciao Billy. Ciao Pasquale, buonasera ai telespettatori. Serviva una prestazione gagliarda da parte del Benevento, risposte che a mio avviso sono arrivate dopo l'opaca prestazione di Teramo contro il Monterosi e un buon viatico per avvicinarsi al super derby con l'Avellino che mette in palio il secondo posto in classifica. Dopo quella partita mancheranno 180 minuti alla fine della stagione regolare. Onore e merito però Billy alla Juve Abia che stasera per larghi tratti è stata messa in difficoltà dal Benevento di Auteri ma ciò non toglie... Che le Vespe di Pagliuca hanno vinto meritatamente il campionato. Allora, per quanto riguarda la prestazione del Benevento, ti dico che tenendo conto del valore degli avversari. È stata una delle migliori partite del Benevento perché la Juve Stabia è una squadra che, quando si chiude bene in difesa, ha un'ottima organizzazione e quando riparte fa male. Il Benevento, a parte quei dieci minuti fra il settantesimo e l'ottantesimo, non ha mai consentito alla Juve Stabia di poter ripartire in scioltezza con un'aggressione alta, una determinazione, una prova di grande carattere. Peccato solo per il risultato, e mancato poi alla fine il gol. Ma contro una squadra come la Juve Stabia non è facile, ha una difesa granitica e lo ha confermato anche questa sera al Vigorito. Per quanto riguarda il giudizio sul campionato, credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che la Juve Stabia abbia meritatamente vinto questo campionato, è stato in testa sin dall'inizio, ha avuto qualche momento di piccola flessione e nonostante eh, sia una squadra composta per lo più da giovani, ha saputo superare anche i momenti difficili proprio con quell'entusiasmo tipico di chi, insomma, non ha nulla da perdere e quindi chapeau alla Juve Stabia per questa vittoria del campionato. 74 punti la Juve Stabia, 63 Benevento Avellino, poi la Casertana 58, vedremo a breve anche eh, i risultati Billy è però un buon viatico in vista del super derby di Avellino, no? Che mette in palio il secondo posto e ricordiamo che il Benevento è chiamato a vincere perché all'andata ha perso 1-0 per il gol di Paterno e gli Irpini hanno anche una, non solo il vantaggio iniziale dello sconto diretto vinto all'andata al Vigorito ma anche una migliore differenza reti però il benevento visto stasera lascia ben sperare e poi voglio anche il giudizio veloce anche, eh, e rapido con te sulla bella coreografia eh, della, del pubblico giallo-rosso: che vinca o che perda, uno striscione eh, che campeggia in eh, curva sud, belli gli applausi, belli i fumogeni, belle e composti anche, eh, anche i festeggiamenti eh, sponda Juve stabia Sì, devo dire, hai fatto bene, eh, voglio sottolineare, la, per quanto insomma, non ci siano stati numeri eccezionali, ma quelli che erano allo stadio sono i veri tifosi del Benevento e la curva ha dato questa sera un sostegno straordinario alla squadra, in questo momento sono ancora i calciatori sotto la curva a, a, diciamo così, a festeggiare e in effetti una prestazione ecco, importante sì. come quella di questa sera che era quella che i tifosi chiedevano e quindi quest'unione secondo me oltre alla prestazione rappresenta un ottimo viatico in vista del finale di campionato e poi dei playoff. Ce ne andiamo per la prima volta in pubblicità stasera. Non cambiate canale, restate lì al rientro. Andremo live dal Vigorito per ascoltare la voce dei protagonisti in questo posto. Benevento Juve Stabia, a tra poco. Il Benevento pareggia 0-0 contro la Juve Stabia bastava un punto alle Vespe per conquistare l'aritmetica promozione in Serie B, I Vespe che sono ancora sul campo, Billy a festeggiare sul manto erboso del Ciro Vigorito, da poco invece hanno fatto rientro negli spogliatoi i calciatori del Benevento e pregherei la regia di Paolo Romano di farci vedere questa foto. Grazie al tifoso giallorosso Vittorio Terella, Billy che ci ha inviato questa foto live. Bell Bella 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 coreografia. No, è è del giusto tributo e merito Ma... a questi ragazzi che da quando è arrivato Auteri, dobbiamo dirlo, hanno cambiato letteralmente volto, hanno ingranato la marcia e poco fa ai microfoni anche eh, della Rai eh, lo abbiamo ascoltato, Auteri ha detto "Da quando sono arrivato abbiamo fatto i più punti di tutti e li abbiamo messi in difficoltà, poi chiaramente tra poco Ma, lo avremo". Eh, lo dicevo Billy. Sì, lo dicevo prima. Io ho visto la Juve tante volte quest'anno non l'ho mai vista in difficoltà come questa sera a Benevento, la pressione della squadra giallorossa è stata impressionante e poi vedi questa fotografia secondo me rappresenta il suggello di una ritrovata armonia tra squadra e ambiente è davvero molto bello e ripeto in ottica playoff questo potrebbe essere il punto di partenza verso quello che è l'obiettivo che tutti ci auguriamo e verso cui la squadra sicuramente tenderà Assolutamente sì. Andiamo a vedere i risultati maturati in questa, in questa eh, giornata di eh, campionato con eh, lo 0-0, appunto, del derby eh, tra, eh, del Vigorito tra Benevento e Juve Stab, che ha chiuso il programma eh, di questa eh, giornata. Giornata numero 35 del campionato, quartultima, Foggia Casertana 0-2, la Casertana poi vedremo la classifica, Billy è, eh, è eh, alle sì. spalle di, di Benevento sì. ed Avellino che si devono guardare dal ritorno dei Falchetti, Sorrento Latina 3-1, Giuliano Monopoli 0-1, continua a vincere il Monopoli, eh, Taranto Potenza 2-0, Messina Monterosi 2-1, francavilla Catania 1-0, Catania che ha vinto la Coppa Italia di Serie C ma che continua a non vincere in campionato, è sempre più impelagata in zona play-out e vedremo a breve la classifica raggiunta. A quota 39 dal Monopoli, Crotone e Brindisi 1 a 2. Questo è il colpo mm. di giornata. No? Sì. Il testa coda sembrava una sfida testa coda e il Brindisi è andato a vincere a Crotone. Picerno Cerignola 2 1. Ritorna al successo dopo tanto tempo la formazione lucana. Turris Savellino 0 4. Benevento Juvestabia 0-0. Questa è la classifica con le Vespe, 74 oramai irraggiungibile Billy perché eh, chiaramente quando, dopo questa partita mancano tre partite e le Vespe hanno vinto il campionato, dobbiamo dirlo ancora una volta perché si fosse sintonizzato con merito, meritatamente, meritatamente. onore e complimenti a loro. 74 punti, 63, troviamo a 63, troviamo la coppia formata da Avellino e Benevento, occhio alla Casertana no? che sta risalendo a quota punti. 58 che è in una, una, uno stato di forma importante poi via via tutte le altre e guarda, la, guarda lì quella classifica che dice Catania 39 nei bassi fondi Monopoli 39 adesso inizierà a tremare il Catania perché ricordiamolo Billy il regolamento dice che chi vince la, la Coppa Italia accede ovviamente ai playoff però c'è un però Billy. Il però è che se dovesse invece uh, scivolare in zona play-out, disputare i play-out e ovviamente quindi non può disputare i playoff e questo purtroppo è un problema in ottica calendario del sì, Benevento, io lo stavo dicendo da un bel po' che il Catania avrebbe corso questo rischio di essere risucchiato nelle zone basse della classifica, perché il Benevento oltre alla sfida con l'Avellino, ricordiamolo, all'ultima giornata dovrà andare a Catania. E quindi il Cadania potrebbe essere impelagato nella lotta per la retrocessione, e chiaramente ci si ritroveremo al Cibali eh, con, un, eh, chiaramente con un pubblico ostile, e quindi dal punto di vista ambientale difficile. Da assolutamente. assolutamente sì. Vado per la prima volta stasera al Ciro Vigorito, dove in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è il patron, il presidente del Benevento. Oreste Vigorito, a voi, bentrovati. Buonasera Pasquale, un saluto ai telespettatori. Ha detto bene, siamo in compagnia del presidente Oreste Vigorito che voleva dire, rivolgere delle, delle parole, il suo pensiero ai tifosi del Benevento. E volevo ringraziarli. Noi abbiamo fatto fino ad oggi, perché il campionato non è ancora finito, un campionato costruito su delle macerie. Che ci hanno ostacolato e handicappato per quasi tutto il campionato. Abbiamo provato tutti a fare del nostro meglio: abbiamo provato a farlo noi, gli abbonati, quelli che sono venuti saltuariamente, ma che non ci hanno fatto mancare la loro presenza, e la squadra. La squadra che non dimentichiamo ha inanellato due serie positive di 12 e 13 partite senza sconfitte. Abbiamo trovato davanti un avversario, al di là del, dei rapporti ed altro, un avversario che ha fatto forse il migliore campionato da quando esiste e probabilmente, non probabilmente, sicuramente merita di aver vinto il campionato, però, però noi l'abbiamo vinto lì sugli spalti. È una di quelle cose che mi ha riportato ai microfoni, dove voi sapete manco da un po' di tempo, perché la prima espressione che mi è venuta e voglio raccontarla a tutti, a quelli. Che sono ancora in viaggio per tornare a casa, la racconteranno quelli che stanno ancora vedendo questa televisione e questa trasmissione. È un Presidente orgoglioso della propria tifoseria, è un Presidente che ringrazia e che sa per la prima volta dopo una partita non vinta di aver vinto, di aver vinto una battaglia con... Con le armi che potevamo avere quest'anno, con la tenacia, con la capacità dei sanniti di risorgere dalle macerie di un campionato come quello scorso anno, le cui conseguenze sono ancora da vedere, so però che io non sono rimasto solo. Ci credevo a luglio quando sono rimasto, ci ho creduto durante un ritiro difficile, ci ho creduto nei momenti difficili perché mi vedevo lì a dividere con me, a dividere le giornate, a dividere i dolori, le delusioni, perché vedete si vince anche quando si perde, se si perde con tanto orgoglio e con tanta dignità. E se questa dignità stasera la squadra l'ha dato sul campo e sugli spalti tifosi noi con questa dignità raccogliamo quello che abbiamo visto e ci avviciniamo a una grande sfida, quella dei playoff. Non siamo fortunati nei playoff, vorrei ricordare che gli ultimi li abbiamo vinti, non è detto che non si possa fare ancora. Quelli di stasera, quelli in campo, quelli sulla curva, quelli nei distinti, quelli nelle tribune, quelli lungo il perimetro di gioco meritano di vincere un campionato che non avevano meritato di vincere fino a stasera, ma che stasera hanno dimostrato di aver potuto partecipare con grande dignità e orgoglio che solo in terra sanità. Da questi tifosi io ho visto nei miei ultimi 18 anni. Grazie a tutti. È difficile trovare le parole, soprattutto fare delle domande dopo queste dichiarazioni perché effettivamente ha detto tutto il suo, il suo pensiero. La Juve Stabia festeggia meritatamente il, la vittoria del campionato per lo splendido cammino però c'è da dire che questa sera, oltre all'ottima prestazione dei giallorossi, c'è finalmente la parola ritrovarsi. Lei ha ritrovato il suo benevento. Sì, ho ritrovato una parte del mio benevento e ho ritrovato il benevento del futuro. In questa squadra stasera erano presenti nel 2001, 2003, 2005, 2006 ragazzi del settore giovanile. È il primo anno che i nostri ragazzi la fanno un po' da protagonisti o dopo quelli che sono andati via vorrei ricordare che questo settore giovanile negli ultimi anni ha mandato cacciatori in serie A ha mandato cacciatori in serie B e ha riempito squadre di Lega Pro quest'anno la venuta di un direttore sportivo a fianco a un settore sportivo guidato da Palermo e Carli insieme perché lo hanno fatto insieme insieme hanno portato avanti una politica giovanile che vede tutte le nostre squadre giovanili essere nei primi posti in classifica e dare linfa e ossigeno alla prima squadra. Questa è un'altra vittoria, è una vittoria della società ma anche del pubblico che ha saputo prendere i ragazzi e guidarli per mano. E stasera quei ragazzi hanno dimostrato di voler camminare mano nella mano con Benevento, con il Sannio e con il calcio. Domande dallo studio? Buonasera, ben trovato Presidente. Rapidissimamente, la mia mente è andata chiaramente guardando i vari Carfor e Perlingeri, mi ha anche un po' anticipato eh, a suo fratello Ciro, no, che ha scommesso da sempre su questo settore giovanile. Il Benevento è soprattutto eh, dei, di questi calciatori, della cosiddetta cantera, per usare un termine eh, caro agli spagnoli, di agli appassionati di calcio eh, internazionale in generale. Quanto è bello vedere poi un ragazzo 2005 che gioca con una spensieratezza da veterano. No, da loro bisognerà ripartire e continuare a, a, a progredire no? per andare sempre più in alto. E lei ha detto esattamente quello che volevo dire e che mi era sfuggito. Stasera abbiamo vinto, abbiamo convinto, io ho ritrovato insieme a voi il sogno di mio fratello. E questa è la capacità di rigenerarsi. Non era facile, lo abbiamo fatto, sono sicuro che anche Ciro stasera e anche Carmelo, tutti quelli che hanno fatto qualcosa in quel mondo dei nostri giovani, stasera hanno guardato i vari pellegrigieri, Italia, Carfora, non vorrei dimenticarne qualcuno. E hanno detto che il Benevento sta arrivando alla sua missione, quella che io avevo annunciato all'inizio di quest'anno, una squadra formata sulle ceneri per costruire un futuro. Il futuro non finisce oggi, non finisce l'8 di, di aprile, il futuro comincia l'8 di aprile, con una squadra che prenderà da quelli che hanno dato molto sul piano dell'esperienza, da quelli che hanno messo il coraggio e l'incoscienza della gioventù e da una società che aveva detto a luglio il campionato delle promesse, il campionato di quelli che chiedono ingaggi ed altro sulla base di quello che hanno fatto nel passato è finito. Noi faremo un campionato diverso e oggi giocheremo i playoff con una, una speranza. Voi sentite parlare dappertutto, dobbiamo dare ai giovani, ai giovani, ai giovani, poi vai a vedere, nemmeno nel calcio, dove sarebbe naturale, facciamo lavorare i giovani o facciamo giocare i giovani. Ecco, io quest'anno sono 18 anni che siamo insieme e la mia, il mio orgoglio è soprattutto quello di aver avuto non la capacità ma insieme a voi di rinascere non ha importanza se abbiamo perso quest'anno, non ha importanza se non vinceremo i pre-off, quello che è importante è che continueremo insieme a realizzare i sogni di tanti ragazzi quelli che guardano dalle tribune quelli che scendono in campo quelli che escono dal campo Sono, è il sogno della gioventù è il sogno di quelli che amano il calcio, è il sogno di Oreste Vigorito e dei tifosi sanniti. Billy Nuzzolillo per lei. Buonasera Presidente, le confesso la mia felicità, dicevo poc'anzi, è stato bello stasera perché a mio avviso il Benevento ha disputato la migliore partita del campionato tenendo conto dell'avversario. Il pubblico è stato eccezionale e c'è quell'immagine alla fine della squadra sotto la curva che secondo me suggella un'unione che è foriera di speranze per i playoff perché a prescindere da come andranno a finire io credo che il Benevento quest'anno tenendo conto delle difficoltà di due retrocessioni in tre anni e del fardello che uno si porta dietro abbia fatto un campionato comunque è estremamente positivo basta guardare quello che hanno fatto altre società tipo il Pordenone e l'Alessandria dopo che sono scesi oppure lo stesso Crotone quest'anno per capire quanto è difficile ripartire quindi credo che sia il modo migliore per affrontare i playoff e per finire una stagione che comunque resta altamente positiva Io condivido completamente e dico che Ripeto quello che ho detto prima, abbiamo vinto perché i colori giallorossi che sono apparsi in curva, abbiamo vinto perché i cori giallorossi e la maglia, abbiamo vinto perché i Sanniti hanno visto in campo quelli che vogliono vedere, dei Sanniti acquisiti che stasera volevano dimostrare di essere anche loro in partita. Io io credo che la cosa si è ripetuta come successe quando siamo retrocessi con il Genova. Il Genova ci applaudirono per dieci minuti e la retrocessione fu meno amara. Questa volta è il contrario: la gente ci ha applaudito, ha cantato, ha acceso fuochi e ci ha dato la spinta per andare verso i playoff. Li vinceremo? Non lo so, li perderemo? Ancora non lo so. So che lotteremo, so che non dovrete mai pentirvi di aver appoggiato il Benevento Calcio quest'anno e gli anni passati. Io, io lo dico sempre: il calcio o si fa con amore, o uno può stare a casa a fare un'altra cosa. Non c'è bisogno di fare il calcio, ci sono gli altri che lo fanno, ma non fanno mai il calcio che si fa a Benevento. Qui il calcio si fa per amore e l'amore non ha confini. Non ha promozioni, non ha, numero, non ha il primo posto, non ha l'ultimo posto. L'amore è qualcosa che si dà con la voglia di darlo. I saniti danno amore nelle occasioni importanti. Io stasera non mi aspettavo una cosa del genere e vi dico che in tribuna anche quelli attorno a me ci aspettavamo una partecipazione, ma questa capacità di tirare dal dolore la forza per rialzarsi. La danno solo la gente vera, quelli con gli attributi, quelli che hanno le pale eoliche che gli girano per la testa, uomini che non si arrendono anche quando non c'è vento. Stasera il vento ha lasciato sullo stadio i colori del Benevento, perciò non doveva esserci, ma domani ci sarà e spingerà alle spalle i calciatori, i tifosi, la dirigenza, il presidente. Perché meritiamo di essere spinti in avanti e se non ci spingono gli altri, ci andiamo lo stesso. Chiarissimo, Sonia, a te per la chiusura col Presidente. Ultimissima, nei giorni scorsi ad otto pagine, ha rilasciato un'intervista. Ha detto che il Benevento era in ottime mani, quelle di Auteri. Serviva l'esperienza di un allenatore come Gaetano Auteri, oltre chiaramente a quella di Marcello Carli? e loro sono gli artici, uno da luglio e l'altro da gennaio. Anche quelli di prima avevano fatto una parte della loro parte, ma forse andava fatto questo, questa miscela un po' prima, forse, 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 ma i forse non ci fanno vincere le partite che abbiamo perso e non ci faranno perdere le partite che abbiamo vinto. Il nostro campionato comincia stasera, un campionato con l'entusiasmo della gente che ha senz'altro... Iniettato nelle vene dei calciatori i colori giallorossi. Anche quelli più resti stasera erano commossi. Battiamo su questo, battiamo sulla capacità che abbiamo avuto di ritrovarci. Vorrebbe qualcuno scettico dire, Ma è stata l'ultima volta? Io dico, È stata la prima volta ed è la cosa più bella. Grazie per le belle parole rivolte alla città di Benevento e un grosso in bocca al lupo per questo finale di stagione, soprattutto per i playoff. Sì. E soprattutto per la prossima partita, non dimentichiamo, un derby acceso, da onore ai cugini dall'altra parte che sono insieme a noi al secondo posto. Adesso dovremo essere più bravi di loro. Io sono convinto che lo siamo, lo possiamo anche sul campo. Buonasera a tutti e grazie. grazie Ringraziamo. Ringraziamo il presidente Oreste Vigorito, a voi Pasquale. Andremo tra poco. Ok, focus su questa partita, però. Lo ha detto subito, eh? non dimentichiamo che lunedì prossimo c'è il derby, quindi dimostriamo di essere migliori di loro perché stanno facendo un gran campionato anche loro. Onore eh, e merito, ripetiamo alla Juve Stabia che ha fatto il vuoto. Billy. però, questo è davvero un buon viatico. E lunedì attende il Benevento un'altra battaglia sportiva. Allora, se il Benevento gioca come stasera, scende in campo con la stessa determinazione. Questa voglia di aggredire gli avversari subito senza consentirgli di giocare, perché la Juve guarda che a parte quei dieci minuti fra il sessantesimo e il settantesimo non ha avuto mai la possibilità di ripartire, loro allora ripartono in genere in 4-5 con Leone che è smessa la palla, il Benevento li aggrediva subito, per questo ho detto ritengo in generale che sia la migliore partita di questo campionato proprio per la difficoltà di affrontare una squadra ben organizzata sul piano difensivo come la Juve-Sabbia e non concedergli le ripartenze. Quindi se questa squadra dovesse affrontare l'Avellino allo stesso modo e non ho dubbi che lo faccia con la stessa determinazione beh la partita se la gioca tranquillamente insomma e si può sperare anche nel colpaccio ad Avellino io non, non escludo e, e, e devo dire dopo quando verrà Auteri devo fare mia colpa perché avevo detto che avevo visto il Benevento un po' stanco negli ultimi tempi e invece aveva ragione Auteri quindi perché il Benamento stasera se fosse stato praticamente eh, giù non avrebbe potuto fare per 80 minuti la pressione che ha fatto. Quindi era proprio il problema di affrontare squadre, come diceva il tecnico, che si chiudono, che non ti lasciano giocare, che speculano eh, sulle eh, situazioni di, a gioco fermo, eccetera, eccetera, spezzando il ritmo. Stasera invece il Benamento con una squadra che provava a ripartire, comunque... Ha, ha giocato e ha giocato con grande intensità, quindi, anche in uh, prospettiva dei playoff, dal punto di vista atletico, c'è poco da preoccuparsi. Rivado al Ciro Vigorito, dove in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è Alexis Ferrante. A voi, Eh sì, Pasquale ci ha raggiunto Alexis Ferrante, subentrato in una gara veramente. Ricca di emozioni, ma soprattutto un'ottima prestazione del Benevento. Forse è mancato il gol, ma con te vorrei partire dal finale. L'abbraccio con i tifosi, il ritrovarsi, come diceva il presidente Oreste Vigorito. Sì, siamo veramente contenti. Io parlo veramente a nome della squadra perché ci siamo parlati prima dentro lo spogliatoio veramente orgogliosi dei miei compagni della prestazione che abbiamo fatto tutti dal primo all'ultimo chi è entrato ha dato il suo contributo e soprattutto quello che hanno fatto i tifosi veramente è stato molto bello e ci ha aiutato e soprattutto quell'affetto, quel legame che si è creato oggi è stato veramente importante per andare a affrontare quelle ultime. Cioè abbiamo visto le ultime partite e poi una finale di, di playoff. È importante. Non era semplice mettere in difficoltà una Juve Stabia che effettivamente ha meritato di vincere questo campionato, però il Benevento ci è riuscito. È una partita che al di là della mancata. Vittoria dà una carica per affrontare la sfida al partegno con l'Avellino Ma soprattutto per consolidare, provare a conquistare Non più consolidare perché Benevento e Avellino sono a pari punti Provare a conquistare il secondo posto ma soprattutto a giudicarsi i playoff Sì, sì, allora la Juve-Stabia sapevamo la squadra che era Che dava tanta intensità Ma eh, questo oggi hanno fatto una partita che si sono messi là dietro Noi siamo stati bravi ad aggredirli, a tenerli là ci è mancato il gol soltanto, ma la prestazione secondo me è stata penso, una delle più belle di, di quest'anno. Adesso andremo, andremo là e in uno stadio pure difficile, contro, è un derby, e si deve giocare da derby come, come è stato fatto e quindi dobbiamo, dobbiamo dare tutto per cercare di mantenere il secondo posto perché è importante arrivare bene nelle fasi finali dei playoff. studio. Buonasera e bentrovato Alexis, è bello rivederti con il sorriso. Con te volevo sottolineare un aspetto importante, la voglia, la capacità di aggredire, il recupero delle seconde palle stasera. Davvero non avevamo mai visto in stagione una Juve Stabia così in difficoltà. Bisognerà ripartire da questa voglia, grinta e intensità per fare bene ad Avellino e poi personalmente ti ho visto bene nei minuti finali, soprattutto grande stop alla fine quando hai dato quel pallone dove per poco non ci è arrivato Kubica hai voglia di far bene e sei pronto a dare il tuo contributo alla causa giallorossa in vista del finale di stagione e poi in ottica playoff sì sì allora ehm... Siamo stati bravi sulla reagrezione, come hai detto, e li abbiamo messi in difficoltà e, e sicuramente dobbiamo ripartire da là, e dare intensità e soprattutto e quella cattiveria che, che abbiamo avuto per, per metterli là. E gli ultimi minuti sì, sono, secondo me sono entrati abbastanza bene, e, e è un punto di ripartenza, dobbiamo, dobbiamo essere tutti pronti. Siamo tutti importanti, siamo una rosa ampia, quindi avremo bisogno di tutti e sono molto contento soprattutto della prestazione dei miei compagni. Bene, bene così. Bili Nuzzolillo per te. Hola Alexis, ti volevo chiedere che cosa è cambiato in questa settimana? Il Benevento era apparso un po' spento nelle due precedenti partite con il Monopoli e il Monterosi. Oggi la squadra sembrava completamente trasformata. Eh, cosa vi ha detto in settimana Oteri, cosa ha fatto per darvi questa spinta? Che meccanismo è scattato? No, il mister ha preparato la, la, la gara durante tutta la settimana, eh, abbiamo provato tutto quello che dovevamo provare e, e oggi in campo sono riuscite alcune cose. E dovevamo, dobbiamo essere magari più cattivi sotto porta magari sfruttare meglio le occasioni però come, come, come avete detto anche voi la, la partita è stata fatta, giocata bene qua in casa soprattutto anche l'aiuto dei tifosi veramente è stato impressionante durante tutta la partita e veramente dovevamo dare un, una risposta sia a noi che... Che alla gente del benevento o a tutti quanti perché dobbiamo arrivare bene per, per queste fasi finali e, e dobbiamo continuare su questa strada tonio chiusura affidata a te con alexis ultimissima cosa chiede cosa chiederà ferranti a se stesso di, di aiutare di aiutare al benevento di, di entrare ogni volta in campo e avere il senso di appartenenza che ho sempre avuto e cercare di fare magari qualche gol decisivo, ecco. Te lo auguriamo, complimenti Grande. in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Ringraziamo Alexis Ferrante, abbiamo pronto Gaetano Ateri. A te Pasquale. Benissimo, benissimo. Poi in, in ottica derby con Lavellino, no? a proposito di statistiche, ti sblocco un ricordo, no? Marchi Marotta. Sì. Ultimo Beh. successo delle, delle streghe in, eh, al partenio Lombardi, no? Sì, ma tra l'altro dobbiamo... Dopo quella corsa, quel gol del grande e indimenticato Carmelo a cui ha fatto riferimento anche Oreste Vigorini. Sì, ma del resto le partite con l'Avellino sono sempre le partite più sentite, lo sappiamo, la rivalità insomma, che c'è tra le due piazze e chiaramente una vittoria come per loro, una vittoria in casa del Benevento all'antata è stata importante, una vittoria per i tifosi del Benevento in casa dell'Avellino sarebbe altrettanto Importante, sarebbe uno di quei ricordi come dicevi tu che <ride> restano impressi nel cuore dei tifosi e fanno ben sperare. Ci ha ascoltato Gaetano Oteri in compagnia della nostra Sonia Lantella. Rivado al Vigorito, e si è detto bene. Ci ha ascoltato Gaetano Oteri in attesa di un altro derby. Quello con l'Avellino, analizziamo ciò che è accaduto questa sera al di là del pareggio. Un'ottima prestazione del Benevento, sei d'accordo? Sì, ma noi stiamo bene, al di là delle ultime due partite prima di questa, che sono state un po' diverse, stasera abbiamo trovato una squadra che accettava il confronto, ma poi invece li abbiamo costretti sempre sulla difensiva, abbiamo fatto perdere campo, abbiamo, siamo stati in grado di costruire, ci è mancato il guizzo risolutore, è lì dove dobbiamo crescere, io lo dico da tanto tempo, eh, stiamo provando anche tanti interpreti, però avremo bisogno di tutti, la squadra è consapevole, non abbiamo battuto una squadra che ha vinto il campionato con merito perché ha avuto un percorso continuo, ha preso tanti punti di vantaggio nel giorno d'andata, è una squadra che mano a mano ha acquisito consapevolezza, però noi oggi, stasera, abbiamo dimostrato di non essere da meno. perché abbiamo giocato con le loro armi e nell'arco dei 90 minuti progressivamente e anche con continuità li abbiamo messi sotto costringendoli alla difensiva, non facendoli giocare, andando a pressare a tutto campo con ordine e razionalità. Peccato per qualche situazione che potevamo sfruttare meglio. In Prota problemi? Improta ha fatto una distorsione alla caviglia, più passavano i minuti e più aveva dolore. Alla fine del primo tempo gli ho chiesto ancora, lui ha provato a stare in campo, poi mi ha detto che non riesco neanche a camminare. Per cui già stavamo giocando con Improta alto, era una specie di terzo di centrocampo, nel momento in cui andavamo ad aggredire loro costantemente nella loro metà campo. Scalavamo bene le posizioni, quindi ho ritenuto di inserire Caric che più o meno fra quelli che abbiamo i rosa mancando anche simonetti a destra era quello che ci poteva dare poi abbiamo riscaldato il tutto per tutto mettendoci a 4 inserendo luciano due giocatori fra le linee poi abbiamo finito con due punte centrali perché gli ultimi dieci minuti 12 minuti compreso il recupero forse anche qualche minuto in più sono stati ferrante e cubi ci abbiamo provato in tutti i modi sono state anche situazioni eh, magari poco pulite a quel punto, ma che sai, per un fatto episodico possono pure. Perché comunque abbiamo messo tanta pressione nella gara. Eh. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto. Noi stasera abbiamo dimostrato. per come abbiamo giocato, per come siamo stati in campo, per l'atteggiamento, per la mentalità di non essere inferiori a loro. Però giustamente loro hanno vinto perché, perché lo hanno fatto anche con merito. Studio. Buonasera, ben trovato Mister, complimenti perché davvero concordo con lei quando dice che è mancato solo il guizzo finale, il guizzo vincente, eh, bene davvero nella riaggressione, nei raddoppi eh, sistematici, squadra molto alta, squadra che andava a, ad accorciare linee molto corte. E questo quello che chiede ai suoi, davvero manca solo il guizzo vincente a questo suo benevento in questo momento? Ma noi abbiamo fatto 32 punti da quando io sono alla gara. Comunque abbiamo fatto 25 gol nelle ultime tre partite sul piano delle realizzazioni. Ci siamo un po' fermati, ma la quadratura come squadra l'abbiamo raggiunta subito. Questa è una squadra che da un po' di tempo si mantiene corta, è in grado di giocare, di fraseggiare, di, 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 di riaggredire tempestivamente con i giusti equilibri, di portare pressione. L'abbiamo dimostrato anche stasera. Il piccolo step di. Qualità lo dobbiamo fare nell'essere risoluti davanti, in questo, nonostante ripeto in 16 partite abbiamo fatto 25 gol distribuiti un po' fra tutti. Dobbiamo ritrovare quella, quella via, essere anche più anche stasera. Tanti calci piazzati che per poco, un paio di grandi parate del loro portiere, poi un portiere sicuro, 3-4 interventi di tranquillità per la loro difesa perché è uscito fra dischetto di rigore al limite area di rigore vabbè comunque sono contento di quello che ha fatto la squadra abbiamo dimostrato di non essere inferiori a loro soprattutto tecnico tattica Billy Nuzzolillo buonasera mister poc'anzi eh, ho fatto mea culpa perché eh, pensavo che la squadra da un punto di vista fisico, eh, avesse avuto un calo. Invece questa sera, per 80 minuti su 90, ha messo in campo tanta intensità e credo che, visto anche il valore degli avversari, non ho mai visto la Juve Stabia così in difficoltà, credo che sia stata la migliore partita del Benevento eh, disputata quest'anno. Alla luce di questa prestazione, lei pensa che eh, nelle rimanenti partite il Benevento possa dare ulteriori dimostrazioni per arrivare ai playoff, anche diciamo così, dando agli avversari l'impressione di essere una squadra quadrata e difficile da affrontare e a mettere paure un po' agli avversari. Io dico fidatevi un po' di più di quello che dico, la squadra non ha problemi fisici, se poi c'è un'impressione, la partita col Monterosi, in cui gli ultimi 20 minuti dove ci fanno il gol dell'1-1 per un fatto irripetibile, perché se quella punizione se la ripetono 100 volte non prendiamo più gol, e a volte il calcio è così, e gli ultimi 20 minuti non si gioca più, ma non perché dipende da noi. perché non... E perché è la circostanza, perché si buttano sempre a terra, perché il gioco viene interrotto, allora magari chi vede da fuori, però fidatevi, noi stiamo bene fisicamente, tanto è vero che stasera l'abbiamo dimostrato, non è che la condizione cambia in 4-5 giorni, o ce l'hai o non ce l'hai, noi da questo punto di vista stiamo bene, sotto i punti di vista che ho descritto prima stiamo altrettanto bene, se troviamo la quadratura lì e eh, la pericolosità e risolutezza davanti siamo una squadra importante. Sonia, ultima per te col mister. Era una canzone, una lacrima sul viso. Vigorito l'ha avuta quando ha visto il ritrovarsi dei giocatori con la curva. Tu l'hai avuta quella lacrima sul viso? Ma sono fatti, io cerco di sfuggire dall'emozione perché poi quando fai questo mestiere impari a farti una corazza, diciamo impermeabile. Però è chiaro che noi abbiamo dei tifosi, ma questa è una grande tifoseria. Noi li dobbiamo ripagare con le prestazioni, migliori ancora di quelle, di quelle di stasera. Andiamo avanti, adesso sono tre partite, proviamo a fare il massimo perché comunque stiamo bene, proviamo a trovare la quadratura in alcune situazioni che ho descritto prima e basta. E poi, poi ci giocheremo i play-off perché tanto ci siamo dentro, vediamo come, quando e perché, ma ci saremo. Grazie, complimenti e in bocca al lupo. Grazie a voi. Ringraziamo Gaetano Oteri, abbiamo pronto Capellini a te Pasquale. Benissimo, benissimo. Vado tra poco nuovamente da, eh, da Sonia Lantella, fidatevi più di me. Eh beh, sì. Ci sta. Aveva ragione lui, bisogna avere l'onestà di riconoscere. Io avevo avuto l'impressione che questa squadra avesse avuto un calo fisico. Non hai un calo fisico se lotti e aggredisci gli avversari per 80 minuti su 90 come hai fatto stasera. Significa che la condizione fisica è al top. Perché poi ognuno legittimamente ha le sue eh, motivazioni, ha anche le sue idee, ci mancherebbe Billy. Però quando facevamo entrambi riferimento al fatto che non avesse giocato una partita importante il Benevento a Teramo col eh, Monterosi, ma le occasioni erano arrivate, a questo ci riferivamo. No? Non, non oltre o non perché dobbiamo eh, prendere le difese eh, di, di, eh, di qualcuno, ci mancherebbe altro. Però il Benevento stasera ha dimostrato di star bene e tra il 60 e il 70 io direi legittimamente ha rifiatato. Sì. No, Billy. sì, ma era impossibile giocare 90 eh, sì. minuti su quei ritmi. Perciò dico, sono rimasto favorevolmente colpito e se questa squadra riesce a mantenere eh, questa lucidità anche nelle, nei tempi di aggressione. Perché, guarda, non è facile sì. contro una Juve Stabile che ha un calciatore, per esempio, loro hanno la fase difensiva. Devo dire Pagliuca, merito al, eh, al consulente del presidente Maglione, che è andato a scegliere Pagliuca che stava al seno l'anno scorso, appena due anni, a livello di professionismo, ha creato un meccanismo perfetto, perché Leone spostava il baricentro e la Stabia non ti fa giocare perché ti aggredisce, si richiude e si riapre a fisarmonica ed è difficile da affrontare. Ripeto, io non ho mai visto quest'anno, quelle 7-8 volte che ho visto la Uestabia, mai in difficoltà come questa sera. Assolutamente sì, hanno annullato gli attaccanti lui e i suoi compagni di difesa. Stiamo parlando di Riccardo Capellini in compagnia della nostra Sonia Lantella. Voi, eh sì, ci ha raggiunto anche Riccardo Capellini, ultimo tesserato per il Benevento. Poi, chiaramente, aspetteremo i tesserati della Juve Stabia. Quando ti ha detto, Autevi, che saresti stato parte della formazione? Eh, prima della partita mi ha. Mi ha preso in disparte, mi ha detto che avrei giocato dall'inizio e sono stato contento perché alla fine ha sempre avuto fiducia in me io ho sempre cercato di, di ripagarlo. È partito tutto da qua. Ecco. Bella prestazione del Benevento, sei d'accordo, ma soprattutto una difesa che sta crescendo partita dopo partita. Sì, no, oggi abbiamo giocato da squadra e penso si sia visto. Io da dentro il campo l'ho notato e purtroppo è mancato il gol eh, per, per impedirgli di, di, di vincere il campionato in casa nostra. Ecco, questo è il rammarico più grande che io ho personalmente. E, e poi, niente, adesso pensiamo a, alle ultime partite e abbiamo lo scontro diretto adesso lunedì prossimo. Quindi, vediamo. Ecco. Studio! Buonasera, ben trovato Riccardo. A proposito di scontro diretto, bello l'abbraccio finale col pubblico. Il presidente ha usato um, un, un verbo importante, ritrovarsi assieme a Sone e alla nostra zona Lantella. Ritrovarsi. Stasera ci si è ritrovati no? un po' tutti, in vista di questo importante rush finale che vedrà il Benevento impegnato nelle ultime tre gare, a partire dalla sfida del lunedì, importante e sentita. Lo sapete benissimo anche voi nello spogliatoio con l'Avellino. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. E sì, ho usato un verbo che, che spesso quando viene a trovarci usa e devo dire che oggi la, la curva della nostra tifoseria ha fatto un grandissimo gesto e noi dobbiamo essere in grado di ripagarli perché comunque questa città e, e i tifosi meritano molto di più di quello che, che stiamo facendo e che abbiamo fatto finora. Quindi, siamo carichi perché mancano tre partite fondamentali, perché comunque più arrivi in alto in classifica e più hai vantaggi. E adesso pensiamo adesso al lunedì e il resto arriverà. Ecco. Sono fiducioso comunque. Billy Nuzzolillo per te. Ciao Riccardo, tu fai parte del, dei reduci della disastrosa stagione dello scorso anno, quindi praticamente insomma, hai vissuto anche le difficoltà ambientali. Volevo capire se te l'aspettavi. Come è accaduto stasera un pubblico così caloroso a Benevento? Perché credo che da quando sei qui non avevi mai avuto la possibilità di vedere il vero calore della tifoseria beneventana. Te l'aspettavi? Oppure, diciamo così, è una cosa che dici quando le cose vanno bene sicuramente avremo un sostegno di questo tipo? Buonasera. E onestamente, parlare dell'anno scorso non mi va più perché è un anno fa e quindi. Diciamo che non ha senso, però di, eh, sicuramente la nostra tifoseria eh, me l'aspettavo onestamente. Perché è un derby, eh, loro venivano qua per vincere il campionato e avevano due, due risultati eh, a favore. E, e, quindi sì, me l'aspettavo e rinnovo il ringraziamento a tutta la tifoseria che è venuta a sostenerci: Curva, Distinti, Tribuna, tutti quanti. E Niente adesso. Pensiamo a lunedì. Sonia, chiusura con te. Con Riccardo, a ha detto servono più gol anche dei calci d'angolo. Quindi serve anche la testa di Capellini. No, beh, sicuramente eh, non è solo compito degli attaccanti far gol. Eh, quindi dobbiamo mettercela tutta e continuare a lavorare così. Perché la strada, secondo me, è quella giusta. Manca solo quel quella voglia proprio di far gol e di crederci perché è l'unica cosa che manca e il resto secondo me siamo sull'ottima strada e allora grazie, complimenti e in bocca al lupo anche grazie, a te. Grazie, buona serata ringraziamo Riccardo Capellini, e a te Pasquale grazie, grazie Riccardo Capellini in attesa di capire se arriveranno i nostri microfoni eh, in compagnia di Sonia Lantella anche dei serati della Juve Stabia ce ne andiamo per l'ultima volta in pubblicità stasera restate lì però, a tra poco Ultima parte di offside Benevento, la Juve stabbia a Pareggio 0-0 contro il Benevento e eh, si assicura l'aritmetica promozione in B. Benevento che invece viene raggiunto a quota 63 punti dall'Avellino. E lunedì prossimo, al partenio Lombardi ci sarà il super derby tra Avellino e Benevento. Billy, in attesa di capire se. Uh, in compagnia della nostra Sona Lantella arriverà qualche tesserato sponda juve Stabia, chi ti ha colpito favorevolmente stasera? chi tra i migliori in campo secondo te? ma soprattutto devo elogiare la prestazione di Pastina ha letteralmente cancellato dal campo Adorante che era il pericolo numero uno con le buone e con le cattive ma lo ha completamente annullato poi vorrei sottolineare la prova da leader di Ciciretti che in campo era lì ad incitare a dare la carica ai compagni, ha fatto un paio di recuperi in scivolato straordinari. Io non ricordo se ti interrompo a farsi sentire, a farsi sentire anche con eh, i calciatori avversari. Sì, è chiaro, un vero leader, ecco. Io non ricordavo un Gicetti così neanche quando era al Benevento nelle sue stagioni migliori, capace di eh, giocare con questa carica agonistica, anche nell'apporto difensivo che all'epoca ti ricordi, non è che certo. desse molto, invece davvero da sottolineare la sua. Sua prestazione E poi chiaramente consentimi di spendere una parola per il giovane Perlingieri che anche stasera ha confermato, nonostante fosse una partita difficile eh, per un giovane come lui, eh, ha confermato di avere grandi qualità ed è un prospetto davvero interessante che credo darà... Comunque, un contributo di qui alla fine della stagione. Ha raggiunto nella mix zone la nostra zona all'antella dell l'allenatore della capolista, di quello che ha vinto il campionato con merito, vale a dire l'allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca. Buonasera e ben trovato. Buonasera, buonasera eh sì, a tutti. Ci ha raggiunto Guido Pagliuca. Complimenti, non Grazie. ci sono effettivamente più parole tante volte anche in otto gol abbiamo sottolineato lo splendido cammino della Juve-Stabia ora però ce lo puoi confessare oltre al lavoro, perché parlate sempre di lavoro ma qual è stato il segreto? In primis il gruppo perché ho avuto la possibilità di allenare un gruppo che ha dei valori morali altissimi oltre che giocatori di qualità un gruppo splendido sotto tutti gli aspetti l'unione che ci è stata tra i giocatori, tra i giocatori e lo staff, tra i giocatori e la società e tra i giocatori e i tifosi, perché abbiamo fatto un percorso tutti insieme dove la somma delle parti ha dato qualcosa di più della reale somma delle parti e questo qualcosa di più è stato un valore aggiunto che ci ha portato, secondo me, a vincere il campionato da, dal presidente al direttore sportivo, al direttore generale Porcino, al direttore sportivo Lovisa, e uno staff che ha cercato di... Ogni giorno di trovare soluzioni, ogni giorno di trovare stimoli nuovi a una squadra giovane che dalla prima giornata ad oggi è rimasta prima in classifica. E poi i nostri tifosi perché sin dalle prime giornate dopo poco si è creata quell'empatia tra la tifoseria e la squadra che insieme con l'unione di tutte queste componenti in queste componenti c'è anche la seconda squadra, coloro che si vedono un pochino meno che sono un pochino più nell'ombra come il magazziniere Zio Vincenzo, Seba, il team manager Pino, Enzo, il segretario, il nostro staff medico che anche oggi ha permesso alla squadra di recuperare Andreoni, che era un giocatore che non stava benissimo. Ecco, la somma di tutto, non vorrei dimenticarmi qualcuno, però la somma di tutte queste parti, anche la seconda squadra, ha, reso, ha fatto sì che i giocatori entrassero sempre in campo, ogni domenica senza alibi e questo ci ha reso ogni giorno sempre più forti. Focus sulla partita, cosa ti è piaciuto e cosa meno della tua Juve Stabia vista il Vigorito? Ma sai, sinceramente avevamo un distacco alto, però venire qui e sbagliare la partita poteva andare un pochino a sminuire quello che era il nostro campionato, quindi i ragazzi hanno capito l'importanza della partita anche per il prestigio, per il valore ulteriore che dava a, al nostro primato perché con tutte le squadre che sono, state, sono partite con obiettivi importanti, vedi l'Avellino, vedi il Benevento, vedi il Taranto, vedi il Catania, abbiamo fatto delle grandi prestazioni, abbiamo fatto punti importanti, quindi vuol dire che questa squadra è cresciuta giorno dopo giorno. Studio. È troppo semplice farli complimenti, glieli rinnovo anche io personalmente, perché è una squadra che gioca bene a memoria, che ha subito davvero pochissimi gol. Che poi al di là dei gol fatti, penso che il non prendere gol in un campionato importante, lungo e estenuante come quello di Serie C alla fine ripaghi. Crede che il Benevento visto stasera, eh, da esterno chiaramente e da detto i lavori però della squadra vincitrice del campionato con merito, ripeto e sottolineo nuovamente, eh, il Benevento visto stasera possa essere una delle squadre favorite in vista dei playoff? Innanzitutto faccio complimenti al Benevento perché il Benevento è una squadra forte, organizzata, che gioca bene, che ha un allenatore bravo, che ha un direttore sportivo bravissimo, che ha una società, un presidente solido, quindi sono convinto che farà delle grandi cose in questi playoff e sono convinto che potrà vincere questi playoff insieme a... All'Avellino insieme al Picerno sono tutte squadre forti, però ecco, al Benevento e all'Avellino gli riconosco veramente delle qualità oltre che di organizzazione anche di individuali importanti. Noi sapevamo anche che negli ultimi dieci minuti, come spesso è successo qui a Benevento anche con le altre squadre, e la giocata di un singolo poteva anche metterci in difficoltà, oggi i ragazzi sono stati bravi perché sono stati concentrati, abbiamo raggiunto il ventesimo ventunesimo cliché, eh, questo è sintomo di concentrazione, di fame e di determinazione, è sintomo anche che ho un gruppo splendido che, da elogiare tutti, ho uno staff splendido che lavora e quindi... La, ecco, penso che una delle cose più belle in questo momento sia la condivisione di un momento bello, no? la condivisione con lo staff, con la società, col direttore, con i nostri tifosi, con i miei amici, con mia moglie che è a casa, che mi supporta, con mio figlio. Penso che sia poter condividere un momento così bello sia una delle cose più belle. Bella, anche la sua emozione traspare evidente dalle sue parole. Billy Nuzzolillo. Buonasera mister, anzi direi mister Ulisse, mister che ha portato all'approto a Itaca, la sua squadra. Eh, lei faceva i ringraziamenti al, al direttore sportivo all'Ottimo Lovisa, al presidente, ma c'è da dire anche che eh, chi ha fatto il suo nome è un estimatore sin dai tempi dell'eccellenza, me lo raccontava stasera il consulente Maglione che mi ha detto io l'avevo visto in eccellenza quando ero al Bologna, mi colpì tantissimo per le sue capacità, per la sua organizzazione e quindi è un allenatore in cui credevo fermamente. No, io penso che sia stata una scelta condivisa da tutta la società perché io ho parlato con il presidente, con il direttore, con il direttore generale, che erano tutti lì presenti e hanno, mi ha fatto piacere. È stato un momento strano, de, de, tra virgolette, della mia carriera perché. Stavo per andare a una squadra al nord, e mi sono catapultata al sud, è un girone che non avevo mai fatto e con tanti punti interrogativi, però mio padre è originario di Napoli, quindi mi ha detto vai al sud che piangi quando arrivi e piangi quando, <ride> quando vi arrivi e quindi sono venuto molto volentieri. Penso che sia stata la condivisione da parte del presidente, e del direttore di tutta la società. Sonia, ultima per te con Mr. Pagliuca. Notte lunga a Castellammare, notte lunga per te, Guido Pagliuca. Eh sì, ora ti, oh, ti dico la verità: sono felice, forse è il momento più, più bello della mia breve carriera, della mia poca carriera, perché non ho la carriera di Auteri o di altri allenatori, quindi sono felice, sono felice per tutti, ma anche per me. E allora ancora complimenti. Grazie. Grazie. Ringraziamo Guido Pagliuca. Grazie Paiuca. a tutti, buonasera. A te Pasquale, grazie grazie a mister Pagliuca. Complimenti, è bello anche sentire poi l'emozione perché sottolineava benissimo Sonia: va bene il lavoro, no? c'è dietro un lavoro certosino. Quando poi si vince un campionato così a fare i spenti perché lo sottolineava anche mister Pagliuca: no? ha dimenticato magari di citare il Crotone, la stessa Casertana, oltre al Benevento, l'Avellino, il Taranto, no? il Catania. Quindi affari spenti, si è lavorato però chiaramente benissimo e dobbiamo dirlo, hanno vinto con merito. Ma sicuramente la squadra eh, è stata guidata in maniera eccellente da, da Pagliuca, c'è da dire che l'Ovisa ha fatto un ottimo lavoro, um, anche l'ultimo acquisto a Durante a gennaio è stato fondamentale perché magari loro avevano meno fisicità davanti, a Durante ha sbloccato le partite con... Il, uno dei suoi pezzi forti che è il colpo di testa: eh, praticamente è stato un po' la ciliegina sulla torta di una rosa allestita con chiaramente un budget limitato. Va ricordato anche questo. Eh, tra le squadre con, che aveva il minore budget da spendere sul mercato, e alla fine ha fatto un campionato eccezionale. Quindi vanno fatti i complimenti un po' a tutti indistintamente. Assolutamente sì vado a coinvolgere per l'ultima volta stasera Sonia Lantella ricordando l'appuntamento domani sera eccezionalmente di martedì eh, con 8 gol alle 20.30 si parlerà ampiamente eh, di Benevento Juve-Stabia e ci si proietterà poi alla sfida eh, importantissima di eh, lunedì prossimo eh, tra Avellino e Benevento che come testimoniato anche dai nostri social, Otto Channel seguirà anche in chiaro. Vengo da te Sonia Eh sì, Pasquale, finalmente ci vediamo. Chiaramente siamo stati impegnati nelle lunghe interviste. Hai detto bene: domani alle 20.30 ci sarà 8 gol. Focus su questa partita con la Juve Stabia. Chiaramente parleremo anche degli stabiesi che hanno vinto meritatamente questo campionato. E ci affacceremo a quello che sarà il derby con l'Avellino. Importantissimo per entrambe le squadre per provare a chiudere il campionato al secondo posto, alla luce di quello che poi è il regolamento dei playoff che dà grandi vantaggi proprio a chi riesce a chiudere subito dopo le eh, Vespe. Ricordavi bene anche la diretta della partita eh, che ci sarà al Partenio Lombardi, chiaramente confezionata da una trasmissione dove racconteremo il pre-gara, poi chiaramente la partita e tanto spazio anche al post-gara. Parleremo di questa partita dove il Benevento ha sicuramente dimostrato di aver ritrovato quel carisma, quell'energia, la voglia che servirà in questo finale di stagione, ma soprattutto che servirà nei uh, play -off. Non era semplice mettere in difficoltà la squadra di Paiuca, il Benevento ci è riuscito, gli è mancato il gol e quello step, quello step che manca, però il tempo c'è. Adesso Auteri dovrà assolutamente ritrovarlo, ritrovare questo margine di crescita, soprattutto nella fase conclusiva, perché se vogliamo è la nota stonata l'unica, in questa partita al Vigorito e poi chiaramente la parte più bella, il finale. L'abbraccio tra i calciatori del Benevento e i tifosi giallorossi, l'emozione del presidente Vigorito. Ma effettivamente, insomma, non è semplice ritrovarsi quando dall'altra parte c'è una squadra che sta festeggiando. Il Benevento non è la prima volta che mostra di avere una grande maturità. Vigorito ricordava l'applauso l'anno della retrocessione nella partita finale col Genoa, e questa è la dimostrazione che quella maturità accompagna questa piazza che aveva meritato la B ancor più la l'augurio chiaramente che possa tornarci quanto prima ed è tutto dal Ciro Vigorito vi restituisco la linea Grazie, grazie a Sonia Lantella che ritroveremo domani sera nel corso di 8 gol, grazie alla parte tecnica curata da Fabrizio Angrisani. Prima di salutarci Billy ti faccio vedere la volata per il secondo posto, grazie alle grafiche del nostro Giuseppe Andrita, la corsa al secondo posto. Benevento Taranto e Crotone, le sfide per l'Avellino, due in casa e uno in trasferta, eh, quando ci sarà Benevento Latina mm. e l'Avellino andrà a Taranto una sfida eh, non, non semplice. due su uh, due gare su tre il Benevento le giocherà in trasferta al Partenio Lombardi lunedì prossimo poi in casa con la Tina e chiuderà Cata col Catania ci si augura no, a Benevento e dintorni che il Catania eh, non, non abbia bisogno di punti eh, per, eh, per evitare i play out e poi eh, Picerno e eh, Casertana, appunto, Casertana pardon, e Picerno che si affronteranno nel, nel, prossimo, nel prossimo turno ci sarà un interessante anche eh, Casertana eh, Casertana Picerno però la Casertana ha 5 punti di distacco dall'Avellino dall e eh, dal Benevento. Il Benevento sappiamo che è in vantaggio negli sconti diretti con eh, i Falchetti. Pareggio all'andata, vittoria al ritorno. Ad Avellino serve, Billy, in chiusura te lo chiedo: serve un'ennesima prova di maturità? Serve il Benevento di stasera per dare risposte e per prepararci e chiaramente, per prepararsi nel migliore dei modi alla disputa dei playoff. Sì, in effetti oltre allo scontro diretto l'Avellino poi avrà la partita col Taranto, partita non semplice così come per il Benevento l'ultima a Catania potrebbero essere non semplice. È ovvio che in questo momento fare previsioni è prematuro e il Benevento deve in ogni caso salvaguardare eh, diciamo, la classifica il secondo o al massimo il terzo posto e quindi guardarsi anche alle spalle dalle eh, altre antagoniste che però di contro dovranno incontrarsi nel prossimo turno e quindi, comunque, potrebbero una delle due potrebbe perdere punti rispetto a, alle altre antagoniste. Assolutamente sì. E noi seguiremo lunedì prossimo con un ampio pre il derby tra Avellino e Benevento, con la partita eh, in diretta e con un ampio post-partita, chiaramente pre-post-partita, anche e soprattutto in compagnia di Billy Nuzzolillo che ringrazio e che do, a cui do chiaramente l'appuntamento eh, a lunedì prossimo. Grazie, un saluto ai telespettatori. Grazie alla regia di Paolo Romano, grazie a tutti davvero, eh, a tutti quanti eh, quelli che ci hanno seguito. Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito 8pagine.it, 8channel.tv. È davvero tutto anche per questa sera, appuntamento a lunedì prossimo per la super sfida e per davvero una grande serata assieme su 8channel per seguire Avellino Benevento. A presto!